benvenuti a una nuova edizione di Pulsar, il video magazine di ASITV. Capita che a volte una scoperta scientifica infittisca un mistero piuttosto che risolverlo. È il caso di Baptistina, l'asteroide ritenuto fino ad oggi il presunto responsabile dell'estinzione dei dinosauri. I dati raccolti da WISE, il telescopio NASA capace di osservare l'universo all'infrarosso, sembrerebbero scagionare l'indiziato numero uno, riaccendendo i riflettori su uno dei più grandi enigmi della storia del nostro pianeta. Secondo la teoria più accreditata, i dinosauri si sarebbero estinti 65 milioni di anni fa in seguito all'impatto di un gigantesco asteroide. 4 anni fa gli scienziati individuarono in Baptistina il presunto asteroide killer. Stando all'ipotesi allora formulata, circa 160 milioni di anni fa Baptistina si sarebbe scontrato con un altro asteroide della fascia principale, compresa tra Marte e Giove. La collisione avrebbe generato numerosi frammenti, alcuni grandi come montagne. Uno di questi, dal diametro di 10 km, avrebbe raggiunto il nostro pianeta 65 milioni di anni fa, schiantandosi nel Golfo del Messico e causando la scomparsa dei dinosauri e di numerose altre forme di vita. Ma a WISE i conti non tornano. Rilevando all'infrarosso la posizione di 1056 frammenti di Baptistina, reduci dall'impatto, il telescopio NASA ha datato la collisione con l'altro asteroide a 80 milioni di anni fa e non 160, come era stato precedentemente ipotizzato. Se l'impatto con la Terra è avvenuto 65 milioni di anni fa, allora l'enorme frammento di Baptistina avrebbe dovuto impiegare solo 15 milioni di anni per raggiungere la Terra. Un intervallo di tempo troppo breve, secondo gli scienziati, per un asteroide di quella portata. Gli asteroidi più grandi, infatti, non si disperdono velocemente, al contrario di quelli di piccole dimensioni. Passiamo a una notizia che ci arriva da Kourou in Guyana francese. Mentre gli States presentano l'erede dello Shuttle, il nuovo sistema spaziale SLS, l'ESA si prepara a lanciare dallo spazioporto europeo di Kourou la prima navetta Soyuz. Il 12 settembre scorso sono infatti iniziate le operazioni di assemblaggio del razzo vettore a 3 stadi Soyuz STB. Si tratta di un evento storico per l'Europa, anche per la missione legata al lancio. Previsto per il prossimo 20 ottobre, il volo inaugurale della nuova piattaforma ESA porterà nello spazio i primi 2 satelliti definitivi della costellazione Galileo, il primo sistema di navigazione interamente europeo. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ASITV. Luci nella notte, bagliori, tuoni e fulmini è lo spettacolo By Night offerto dal nostro pianeta e visto dall'alto della Stazione Spaziale Internazionale. Lo spettacolare time-lapse catturato dalla ISS parte dall'Oceano Pacifico, mostrando poi il Nord e il Sud America fino ad arrivare all'Antartide. A fare da protagoniste le luci delle città si vedono tra le altre Victoria, Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles e Phoenix e poi il Texas, Città del Messico, il Golfo del Messico, la penisola dello Yucatan e El Salvador, temporali a macchia d'olio sull'Oceano Pacifico e poi ancora Guatemala, Panama, Colombia, Ecuador, Perù, Cile, il lago Titicaca e l'Amazzonia. E per finire l'alba, la sottile linea gialla della ionosfera e sullo sfondo le stelle della nostra galassia. In chiusura vi mostriamo uno splendido scatto che ritrae una piccola parte della numerosa famiglia del pianeta degli anelli. Così perfette da sembrare in posa, le 5 lune di Saturno catturate dall'occhio della sonda Cassini sono, partendo da sinistra, Janus, Pandora, Encelado, Mimas e Rea. L'immagine è stata scattata lo scorso 29 luglio mentre la sonda si trovava a una distanza di 1,1 milioni di chilometri da Rea e da 1,8 milioni di chilometri da Encelado. Dal 2004 Cassini, una missione interplanetaria congiunta NASA-ESA-ASI, sta raccogliendo dati e immagini sul complesso sistema saturniano che osserverà fino al 2016. Per questa edizione è tutto, la redazione di Pulsar vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.